Report regionale d'Abruzzo della CGIL sul reddito di cittadinanza, la formazione Social Card 2023 con numeri e limiti della misura. Ai nuclei non componenti dei 18 e 59 anni il pagamento del reddito di cittadinanza cesserà a luglio 2023. Da settembre potranno eventualmente accedere al supporto per la formazione e il lavoro, una nuova misura del lavoro di 350 euro mensili che saranno erogati solo nei mesi in cui saranno attivi i percorsi formativi. E dunque fondamentale la sinergia con la Regione e con l'assessore Quaresimale con cui oggi la CGIL si è collegata. Da settembre continueranno a percepire il reddito di cittadinanza solo quei nuclei familiari al cui interno c'è un minore, un disabile o un ultra 65enne. Ma cosa ne pensa la CGIL della Social Card? Piuttosto scettico, per usare un eufemismo, Carmine Ranieri, segretario generale CGIL Abruzzo e Molise. Ma certamente una soluzione insufficiente a risolvere o comunque a lenire i problemi di tante famiglie italiane, perché stiamo parlando di una social card di 385 euro da spendere da qui a dicembre e dove soprattutto molte persone resteranno escluse pur avendo i requisiti reddituali previsti, perché le risorse vengono ripartite tra i comuni in base ai parametri di popolazione e di reddito e da queste poi vengono affidate alle persone anche qui secondo una graduatoria, quindi una misura per carità meglio di nulla ma assolutamente insufficiente e che non risolve minimamente i problemi delle persone in difficoltà. Quante persone perderanno il reddito di cittadinanza? Ma noi abbiamo considerato che perderanno il reddito di cittadinanza circa 15.000 persone. Noi abbiamo sempre detto che il reddito di cittadinanza andava riformato, eravamo d'accordo ad una riforma del reddito di cittadinanza, ma qui si è soltanto tagliato risorse e quindi questo non aiuta certo per le persone in difficoltà oggi ad essere ricollocate nel mercato del lavoro e trovare nuova occupazione. Mirko D'Ignazio, coordinatore regionale Inca CGIL. Come funzionerà questa social card? Ma la social card sarà di fatto erogata in automatico, i comuni informeranno le persone che ne hanno diritto che poi a loro volta dovranno andare all'ufficio postale a ritirare la carta prepagata. In realtà quello che non funzionerà della social card sono le graduatorie, nel senso che sono state escluse molte persone, a cominciare da quelli che perderanno il reddito di cittadinanza, sono stati esclusi i nuclei con una o due persone, quindi magari anche i nuclei con genitori single, i nuclei con persone mediamente più anziane in cui normalmente vi sono uno o due componenti. Dopodiché sono state fatte delle graduatorie che variano tra l'altro da comune a comune e che comunque non copriranno l'intera popolazione che ne ha diritto. Sulla stessa lunghezza d'onda l'Associazione dei Comuni che si aspettava una transizione diversa, il presidente ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto. I comuni in questa fase possono svolgere un'azione di stimolo oltre che ad essere chiamati ad attuare le misure nazionali, però di stimolo per un ripensamento insomma, su queste scelte che sono state adottate sia per quanto riguarda la social card che rischia di penalizzare fette importanti di cittadini in difficoltà, ma anche sull'effetto che avrà ovviamente la misura di revisione se non di cancellazione del reddito di cittadinanza.